Bene ragazzi, ben trovati a questo nuovo episodio di Pesca 360 gradi. Allora, su questo secondo video dedicato alla pesca dalla spiaggia, alla pesca surf casting, vi voglio parlare del trave clippato, ve l'avevo già preannunciato. Il trave clippato è un trave fondamentale se abbiamo necessità di raggiungere delle lunghissime distanze. È un trave che ci aiuta benissimo, ci aiuta moltissimo ad arrivare più lontano. Adesso vi farò vedere bene come è fatto, come si realizza. Intanto iniziamo a pescare, cominciamo a mettere le canne perché la serata è stupenda. Siamo vicini al tramonto, la spiaggia è piena zeppa di pescatori. Purtroppo ho dovuto ripiegare su un posto che non amo, soprattutto perché ho un grandissimo scalino avanti. E nel caso, si spera, riesca a fare qualche cattura, il recupero non sarà affatto semplice. Va bene ragazzi, dai, andiamo avanti e vediamo un attimino che cosa riusciamo a fare. Subito una marmora a dir poco importante. Adesso bisogna andarla a prendere. Cosa facciamo? Facciamo l'arenile, eccolo qua, e poi andiamo giù. Eccoli. Ragazzi, ho detto che non era un posto, però il mare ci ha pagato subito con una marmora veramente importante. Bella. Guardate che marmora, ragazzi, guardate che marmora, bello. Questo è un pesce da almeno 30, eh? Va bene, adesso portiamolo su. Bene ragazzi, primo lancio, ci è venuto a trovare subito una bellissima marmora, un pesce bello, pensavo fosse un'orata. Invece ci è venuto a trovare questa marmora, sarà minimo da 30. Va bene ragazzi, siamo sulla strada giusta, eh? Adesso vediamo di fare qualcos'altro. Vai! Allora ragazzi, dai, su, eccola qua, secondo lancio, anzi precisamente seconda canna, secondo pesce, un'altra bellissima marmora che ci ha mangiato sul nostro trave clippato, un po' più piccolina, e l'abbiamo fatta sulla lunghissima distanza, eccola. Bene ragazzi, secondo lancio, seconda marmora, è un po' più piccolina rispetto a quella di prima, sembra un bellissimo pesce, e l'abbiamo fatta con il nostro trave clippato, eccolo qua. Vedete ragazzi, trave clippato ti permette di arrivare a distanze importanti, dove non cerchiamo le marmore, perché le marmore abbiamo l'altra canna, eccola qua, abbiamo la nostra revolver che è già in pesca e stiamo con lei, stiamo sondando la prima fascia qui sotto, perché sono delle schiumate bellissime. Con questa cerchiamo il jolly, cerchiamo il pesce che sta fuori, che entra per mangiare, e se siamo fortunati stasera spiaggeremo, speriamo, qualche bell'orata, qualche bell'ombrina o qualche bellissima marmora come quella di prima. Va bene ragazzi, dai, adesso vi faccio vedere un attimino come è fatto questo trave e poi andiamo avanti nella pescata. Ve lo faccio vedere velocemente qua in spiaggia, dopo il laboratorio vedremo bene come si costruisce. È un trave leggermente complesso da costruire, ma non è nulla di impossibile, basta vedere come si fa. Abbiamo, come vedete, una girella, due perline e abbiamo una molla. Questa è la molla di carico con un fermo. Questa molla ci consente di poter mettere a tiro il nostro finale con il nostro bracciolo, in modo che quando andremo
a lanciare la canna, il bracciolo non si metterà contrapposto andando a fare un effetto paracadute, ma rimarrà ben ancorato a quello che è il trave. L'amo va collegato, vede, questo è un trave a un bracciolo. Ragazzi, vi spiego questo a due braccioli, andiamo un po' oltre, poi quella è una cosa che vi spiegherò magari con calma. Questo è il trave che ha appena preso, vedete? C'è un sistema di sgancio. Praticamente come funziona? Mettiamo l'amo con la renicola. Quando il piombo va ad impattare con l'acqua, va a colpire questa linguetta che immediatamente sgancia l'amo. Così noi avremo l'effetto di un bracciolo lunghissimo, ma non andremo a deficitare quello che è il nostro lancio. Va bene ragazzi, andiamo a lanciare. Mamma mia ragazzi, c'avevo meno gente domenica al provinciale. Stasera la spiaggia è gremita, gremita. Bene ragazzi, vedo già un'altra bellissima mangiatina. Andiamo a vedere di che si tratta. Allora ragazzi, pescando qua sotto la schiumata con la revolver, con la canna leggera, cercando la spigola l'ho trovata. Purtroppo sono le dimensioni che ci fregano un pochino. Guardate quanto è bella ragazzi, anche se piccolina, ridicolamente piccolina, è un pesce di una bellezza unica. Andiamola subito a lasciare immediatamente. Credo, da come lo sento, wow, che pesce ragazzi, potrebbe trattarsi di una grossa razza. E con queste condizioni è quantomeno è improbabile che riesca a schiodarla. Si è fermato sullo scalino, non mi dà tregua, non vuole cedere, c'è troppa risacca. Se è una... è lei,
se la sento proprio. Allora ragazzi, ce l'ho messa tutta, era una bellissima copiola, purtroppo come avevo detto era una razza, sotto lo scalino, proprio qua sotto, se ne andava. Il problema è che oltre la razza, parliamo di una razza da 5-6 kg, purtroppo la telecamera non ho acceso la GoPro, vabbè non fa niente. E poi sotto, sopra c'era pure questo però, guardate che gronco ragazzi. Cioè, quindi avevamo la novantina di centimetri di gronco che è venuto fuori e una razza che ha spezzato il terminale. Mi dispiace, la volevo far vedere perché pesce naturalmente da rilascio, però è un bellissimo pesce. Adesso rilasciamo immediatamente sto gronco, che non è che ho proprio una grande simpatia per i gronchi io, e niente, dai, poi andiamo avanti, speriamo che ne arrivi un'altra, dai ragazzi. Allora ragazzi, eccola qua, una bella ombrinetta, dai. Allora ragazzi, è scesa la notte e sono arrivate le nostre amiche ombrine. Eccole qua, un pesce veramente meraviglioso. Bene ragazzi, non è ancora la taglia che cerchiamo, però ci stiamo divertendo. È uscita una marmora veramente enorme. È uscita un'altra marmora ancora, un gronco, abbiamo perso una razza e adesso ci è venuto a trovare questa bellissima ombrina. Speriamo che arrivi la mamma di questa. Dai ragazzi, andiamo avanti, su! Allora ragazzi, è uscita un'altra piccola e meravigliosa ombrinetta. Adesso è la seconda che esce consecutivamente, vuol dire che stiamo andando l'ombrine. La taglia non ci sta aiutando un granché, quella di prima era un po' più bellina, questa è veramente piccola, quindi adesso la slamiamo e la rilasciamo immediatamente. Vediamo. Oh, ok, perfetto, partita. Perfetto. Va bene ragazzi, torniamo in pesca. Allora ragazzi, si è aggiunto un altro piccolo problema, oltre le alghe. Abbiamo aggiunto i granchi. Che cosa facciamo quindi? Almeno un bracciolo lo andiamo a flotterare. Allora adesso mi rivolgo più ai neofiti che agli esperti. Quando abbiamo questi problemi con i granchi, che c'entrano i granchi, innanzitutto non è un buon segno, vuol dire che le orate non stanno girando. Secondo poi, come possiamo fare a far sì che l'amo non torni pulito continuamente? Dopo pochissimi secondi i granchi sono una piaga. Che cosa facciamo? Andiamo a mettere un pezzettino di pop-up. In situazioni di mare come questo i pop-up vengono schiacciati e quindi per quanto riguarda i gruppolatori ci mangiano lo stesso. Certo, i gruppolatori preferiscono l'amo a terra, però è meglio pescare con un amo che sale e scende piuttosto che pescare con un amo privo di esca. Quindi ragazzi, aggiungiamo un centimetro e mezzo di pop-up e vedrete che i granchi quantomeno avranno difficoltà a catturare quella che è il nostro calamento. Dai ragazzi, andiamo avanti. Allora, ne andiamo a recidere un pezzettino, più o meno un centimetro. Vedete i granchi, che bel lavoretto che fanno, sì, amo brillante, ecco cosa è rimasto dalla nostra esca.
facciamo, prima lo facciamo passare sotto, lo facciamo uscire. A questo punto facciamolo dare il filo intorno al pop-up, dopodiché non facciamo altro che prenderlo da un lembo, fare passare l'amo all'interno e farlo riuscire. Questa operazione a che cosa serve? A tenere fermo il pop-up. Il filo ruotando intorno non consente il movimento, altrimenti andrebbe a schiacciare l'esca. Benissimo, ora non ci resta che mettere la reticola e sperare che sia efficiente, anzi che sia efficace con gli drag. Vediamo un po'. Eccola qua ragazzi, un'altra mangiata. Visto una toccatina sulla revolver. Adesso aspettiamo qualche secondo e vediamo che succede. Bellissimo pesce ragazzi, guardate che colori. Eccola qua. Bene ragazzi, un altro recupero, un'altra, questa volta piccolissima, veramente ombrinetta. La taglia invece che aumentare sta calando. Adesso ci sbrighiamo comunque a slamarla e poi lo vedremo immediatamente, anche in questo caso naturalmente a rilascio. Va bene ragazzi, dai, andiamo avanti. Vi faccio vedere una cosa: quando peschiamo come oggi e purtroppo ci sono le alghe, conviene mettere una piccolissima pallina, non tanto come attrattore, ma più che altro le alghe che vanno a finire sul terminale tendono a scorrere verso il basso e andranno inevitabilmente a finire sul nostro amo. Noi, mettendo questa piccolissima pallina che solitamente usiamo per dare movimento all'esca, ma oggi non ci serve, oggi abbiamo una corrente fortissima, che cosa facciamo? Mettiamo questa piccolissima pallina. Questa pallina che fa? Andrà a fungere da stop. Le alghe scenderanno e andranno a finire qua sopra e tenderanno a fermarsi tutte quante qua, lasciando il nostro amo libero di fare il suo lavoro. Questa è un'accortezza molto importante quando abbiamo le alghe. Ripeto, solitamente sono usate per dare mobilità all'esca, in questo caso non ne abbiamo bisogno, le usiamo come stop, come fermo, per poter bloccare le alghe affinché non vadano a coprire la nostra renicola, il nostro amo. Allora ragazzi, la prima cosa, bisogna prendere un filo, va bene in nylon assolutamente, anzi il nylon si presta meglio alla realizzazione dei travi, e il diametro che sceglieremo è il 60, che è il minimo per realizzare un trave del genere. Ricordiamoci che questo è un trave che serve per le lunghe gettate, quindi abbiamo bisogno di una grandissima resistenza, quindi i travi dal 60 in su. Che cosa facciamo? La prima cosa da fare è far passare un salvanodo, un classico salvanodo. Dopo andremo bene a vedere in descrizione dove acquistarlo e che cos'è nello specifico. Eccolo qua, questo lo facciamo scorrere sul filo, andiamo a scorrere. Ok, adesso prendiamo le forbici, andiamo a recidere. A questo punto prendiamo il nostro sgancio, la nostra clip,
facciamo passare il filo all'interno, controlliamo di averla messa nel verso giusto. Dopodiché non faremo altro che eseguire un semplicissimo nodo. A 5 spire va più che bene. Andiamo a serrare forte. Recidiamo il nostro nodo, l'eccesso, e a questo punto facciamo scorrere il nostro salvanodo sopra al nodo che abbiamo creato. Eccolo qua. La clip è montata. L'effetto ve l'ho già spiegato in spiaggia come funziona. Adesso lo mettiamo sul nostro travometro e andiamo a costruire la parte sovrastante del trago. Allora, adesso andiamo a creare la parte principale del trave. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un fermo. Io utilizzo questi e ve li straconsiglio. Andiamo a riciderne uno, poi dopo ve l'ho già detto, andremo a vedere bene 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 tutta la componentistica che abbiamo usato e facciamo passare il fermanodo. Questo tipo di stop di fermo va associato a un serracavo in acciaio. Questo gli conferisce una grandissima resistenza e grande performance in quanto a tenuta. E lì li abbiamo sovrapposti uno sopra l'altro. Lo facciamo passare. Adesso non facciamo altro che far passare una perlina. Eccola qua. La facciamo scorrere sul nostro trave. A questo punto andremo a far entrare la molla. In questo caso la utilizziamo tutta, però al contempo possiamo anche tagliarla a metà, solo che è meglio utilizzare nella sua interezza. Abbiamo una migliore ammortizzazione. E la facciamo passare. Ecco che abbiamo tutto. Fermo, perlina e molla. Adesso abbiamo bisogno di un'altra perlina. Non vi preoccupate che poi vi faccio vedere tutti i materiali che abbiamo utilizzato. Bene, a questo punto bisogna mettere una girella. Va benissimo del 24, anche se più robusta non è male, però il 24 è più che sufficiente, ha una tenuta di 18 kg, insomma. E facciamo passare la nostra girella. A questo punto bisogna prendere l'ultima perlina e l'andiamo a far passare all'interno del nostro filo. Eccola qua. La facciamo passare. Perfetto. Come si presenterà il nostro trave? Stop, perlina, molla, perlina, girella, perlina. Perfetto. Adesso che cosa bisogna fare? Bisogna fare il trave della lunghezza desiderata. Quindi realizziamo un trave, ad esempio un trave clippato da 100-130 cm. Facciamo passare il filo, lo mettiamo alla lunghezza voluta e a questo punto andremo a realizzare un'asola. Una volta che abbiamo il riferimento, 1,30 m, perché lo voglio di 1,30 m, può essere fatto anche più lungo, anche se in un trave del genere, che serve per raggiungere lunghe distanze, è meglio non esagerare con la lunghezza, massimo 1,5 m. A questo punto, che faccio? Vado a realizzare un perfection loop, un nodo che vi ho fatto vedere già altre volte. Eccolo qua. Andiamo a serrare. Ricordiamoci l'apertura a 90 gradi. Lo andiamo a posizionare sul nostro travometro e non facciamo altro che andare a recidere. Togliamo l'eccesso, tagliamo a raso. Ecco il nostro nodo. Perfetto. A questo punto, che cosa facciamo? Ci spostiamo tutto ciò che abbiamo creato, quindi tutto il nostro apparato, lo mettiamo ad un'altezza di circa 2 cm, 2,5 cm dal nodo, non di più, e andiamo a serrare, in questo caso, il nostro fermo. Queste sono delle pinze apposite, le hanno tutti i negozi di pesca. Le
Eccolo qua. Ecco creato il nostro trave clippato. Come potete vedere, la molla riesce ad ammortizzare perfettamente tutto il sistema in modo che il nostro finale possa andare ad essere messo all'interno della nostra clip e possiamo utilizzare la molla per creare la giusta trazione del filo, in modo che abbiamo uno, un minimo di tolleranza e seconda cosa, la trazione è utile in quanto al momento che si sgancia il nostro amo, si sgancerà tutto il trave. Adesso andiamo a fissare il nostro finale e abbiamo finito il nostro trave. Andiamo a legare il nostro filo. Ad esempio, in questo caso mettiamo un bel finale del 28. Andiamo a recidere e adesso andiamo a fissare l'amo. Allora, recidiamo il nostro filo di almeno 7-8 cm più lungo rispetto a quello che è la nostra clip. Poi andiamo a mettere l'amo. Una volta fatto passare all'interno dell'occhiello, lo misuriamo sulla clip, lo andiamo a mettere. Facciamo caricare la molla di un pochino, adesso ve la faccio vedere la molla, vedete? Tirando la molla si carica. La bisogna caricare più o meno così, al 50%, va benissimo. Ok, fatto questo, non bisogna far altro che prendere il nostro amo, sganciarlo e adesso andremo, una volta preso il segno, andremo a fare il nostro nodo. Fissiamo il nostro amo, eccolo qua. Perfetto. E il nostro trave clippato è pronto. L'impatto con l'acqua sgangerà il nostro amo. E il gioco è fatto. Allora ragazzi, che cosa ci serve per fare il nostro trave clippato? Innanzitutto le clip di sgancio, queste sono commercializzate da Fishing Evolution, Breakaway, e sono veramente ottime, ne esistono anche altri tipi, io con queste mi trovo benissimo, si è sempre sganciato il trave. Poi abbiamo bisogno delle nostre molle, sempre distribuite dalla Fishing Evolution, i nostri stopperini, chiamiamoli così, in gomma e serracavo in acciaio. Questi qua li vendono completi di pinze, sono sempre della Breakaway. Poi abbiamo bisogno di una girella, va benissimo 24, 22, 20, del 20 è meglio, 24 è leggermente piccolina per fare questo tipo di trave. Dei salvanodo, sono della stonfo, della misura dell'1. E poi abbiamo bisogno delle nostre perline. Le vendono in vari colori, vari produttori. Queste sono quelle della Gemini. E questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare il nostro trave.